Ma allora, io penso che ci dobbiamo comportare in un modo oculato, non emotivamente. Penso che l'Europa abbia tutte le risorse per gestire questa presenza di richiedenti asilo e rifugiati. Penso che bisogna mettere gli Stati in condizioni di dare seguito ai propri impegni. Se gli Stati non lo fanno, allora dovranno assumersi le proprie responsabilità. La Commissione europea aveva deciso un piano per condividere quest'onere e suddividere i richiedenti asilo tra gli Stati sulla base di alcuni criteri. Alcuni Stati non hanno voluto aderire a questo per egoismo. Perché quando si sta in una famiglia, come dire, no? Si sta nella buona e nella cattiva sorte, sempre ci si sta e si riesce a far fronte. Quindi questi stati dovranno essere penalizzati, a mio avviso, rispetto alla distribuzione dei fondi strutturali. Quindi dovranno essere messi a punto dei meccanismi di condizionalità, perché ritengo che questo sia l'unico strumento che la Commissione ha nelle proprie mani per riuscire a dare una risposta dignitosa a questo flusso di richiedenti asilo. A oggi non è stato possibile. A oggi l'Europa ha deciso di delocalizzare, di appaltare il diritto d'asilo a un altro paese, la Turchia, che non ha il quadro giuridico adeguato e anche un paese che già ha sul suo territorio quasi 3 milioni di rifugiati. Quindi io spero che l'Europa non continui con questa linea, perché questa linea è veramente una linea di arrendevolezza, è bandiera bianca. Ecco, io mi auguro che l'Europa riprenda in mano questa situazione e trovi al proprio interno un accordo. Questo anche perché, come dire, è la storia che ce lo chiede e anche perché questo fenomeno non è un fenomeno occasionale, ma è un fenomeno con cui noi dovremo per molti anni fare i conti.